Mangiare bene e sano fa bene alla salute e all'ambiente. Il rispetto dell'ambiente si impara in spiaggia. La dieta mediterranea fa bene alla salute e all'ambiente e alla nostra agricoltura di qualità. Una tradizione che però è in via d'estinzione. Scende il consumo di frutta e verdura, di pesce e di olio extravergine d'oliva, mentre aumenta il consumo di alimenti ricchi di grassi saturi. Bisogna dunque riscoprire il piacere di mangiare bene e sano anche per l'ambiente che ci circonda. Basti pensare che un menù a base di proteine animali derivanti soprattutto dalla carne ha un impatto 2,5 volte superiore rispetto a quello vegetariano. Dieta mediterranea vorrebbe dire, qualora c'è una produzione di qualità, risparmio nella spesa sanitaria, perché gli effetti sono numerosi. Cominciamo con una riduzione delle patologie cardiovascolari cronico-degenerative in generale, incidenza su tumori di vario livello. Abbiamo poi un beneficio anche sulle patologie neurologiche, sull'Alzheimer, sul Parkinson, un beneficio soprattutto per pazienti anche con insufficienza renale cronica, e questi sono dati dimostrati con la dieta mediterranea di riferimento, magari adeguata a quelli che sono anche i dettami della produzione biologica. E proprio la dieta mediterranea è stata la grande protagonista della rassegna Incontri Mediterranei, ideata da Palazzo 22, che si è svolta a Teggiano nel Cilento, con l'obiettivo di creare un network virtuoso tra tutti gli attori del settore. Lo sforzo è verso una convergenza, verso una cabina di regia che possa armonizzare gli interessi di tutto il comparto agroalimentare italiano per far sì che emerga un unico vincitore, che è il Made in Italy, che è quello poi che ci caratterizza in questo settore all'estero e ci dà tanta soddisfazione. Il rispetto dell'ambiente insegnato attraverso il gioco e il divertimento, una scommessa la definiscono dal Consorzio Obbligatori degli Oli Usati, ente che dal 1984 si occupa della raccolta e del riciclo degli oli lubrificanti usati su tutto il territorio nazionale. A Barletta, capoluogo della nuova provincia pugliese, l'ottava tappa di un viaggio lungo le coste dell'Italia tra gare di slot car e lezioni per i più piccoli. Imparare giocando è una formula attraverso la quale noi portiamo un gioco a disposizione dei ragazzi, ma facciamo anche una pillola di formazione ambientale. In pratica giochiamo, ma al tempo stesso riceviamo un'informazione che è assolutamente interessante, perché il rispetto dell'ambiente è fondamentale. Solo in Puglia lo scorso anno il consorzio ha raccolto più di 8.000 tonnellate di oli lubrificanti usati, 3.000 delle quali nelle province di Bari e di Barletta Andria-Trani. Il consorzio ha raccolto in 30 anni della sua attività circa 4 miliardi di chili di oli usati, che avrebbero potuto inquinare, se distribuiti sul mare, una volta e mezza il mar Mediterraneo. Quindi stiamo parlando veramente di problemi di evitate grosse catastrofi che potrebbero invece essere accadute. L'iniziativa, nata in collaborazione con Lega Ambiente, toccherà 9 regioni e 10 località marittime fino al 4 agosto. Solo insistendo sui giovani, dicono a Barletta, riusciremo a preservare in futuro l'ambiente che ci circonda.